Abbiamo visto la volta scorsa la distribuzione di Maxwell, della velocità delle particelle di gas all'interno del volume del gas. Oggi consideriamo un altro aspetto della teoria cinetica, che è l'ultimo concetto importante per adesso, poi torneremo su questa più avanti quando parleremo del secondo principio. La questione è la seguente. Torniamo a considerare il nostro gas ideale e prendiamo in considerazione una delle particelle che lo costituiscono, atomi o molecole che siano, ripeto. E una delle ipotesi della teoria cinetica è che le particelle tra di loro non interagiscono. Cioè non ci sono forze tra una particella e l'altra. Le uniche forze sono quelle che intervengono quando la particella urta la parete e quindi la forza di collisione è ciò che interviene a cambiare il verso della velocità. Ok? Tutto chiaro? Ma se le particelle non sono ferme, e non sono ferme lo si vede dal per esempio il moto browniano, per metterli in moto serve, affinché si muovono, serve energia. Una qualsiasi delle particelle che conformano il gas, che si muove a velocità v, se non è soggetta ad altre forze, diciamo perde la forza peso per adesso, l'unica energia che possiede quella particella è un'energia di tipo cinetico. E quindi la particella, diciamo esempio numero 1, ha solo energia cinetica, che è un mezzo della massa di quella particella per la sua velocità al quadrato. Ma questo vale anche per la seconda, per la terza, per la quarta, per la quinta particella. D'accordo? Ognuna avrà la sua energia cinetica. Quindi l'insieme delle n molecole, atomi o particelle in generale che formano il gas avrà un totale di energia che, se non ci sono interazioni tra particelle, è un'energia puramente cinetica. Quindi posso idealmente sommarle tutte, cioè l'energia cinetica della prima più l'energia cinetica della seconda fino all'energia cinetica dell'ennesima particella. Ok? Ogni energia cinetica è data da questo tipo di relazione, un mezzo della massa di quella particella per la sua velocità al quadrato. Abbiamo visto che un modo compatto per scrivere la somma di tutte le energie cinetiche è moltiplicare per il numero delle particelle l'energia cinetica media. Se ho la media di un certo numero di grandezze, la somma di tutte quante è n volte, cioè quante ne ho per il valore medio, perché la media non è altro che la somma diviso n. Okay? La definizione di energia cinetica media è la somma di tutte le energie diviso il numero di particelle. Quindi la somma di tutte le energie sarà n volte il valore medio, se ho n ad n. Ok? Quindi l'energia associata ai moti microscopici, o moti di gestione termica se preferite, del gas, delle molecole del mio gas, è la somma di tutte le energie cinetiche, quindi n volte il valore medio. D'accordo? Se non ho altri tipi di interazione, quindi questa è la sola forma di energia del gas, allora chiamo questa energia interna. Prende il simbolo U e per un gas ideale è la somma di n volte l'energia cinetica media. Perché, ripeto, non ci sono altre interazioni, altre forme di energia che non siano quella puramente cinetica, associata al moto rettilineo uniforme tra un urto e il successivo. Ok?
la chiamo interna perché è relativa alla struttura microscopica del gas. Avendo visto che la teoria cinetica funziona, che il gas è formato da particelle e da atomi in agitazione termica casuale costante, ogni singola particella in moto ha la sua energia. Il totale lo chiamo energia interna, cioè legata alla, tra virgolette, natura microscopica di quella sostanza, di quel sistema, di quel gas. Ok? Se il mio gas è formato da puntolini di data mass senza volume in moto uniforme tra un urto di petto e successivo, allora l'energia interna mia U è n volte 3 mesi K T, dato che l'energia cinetica vale questa espressione. L'energia interna del sistema è legata alla temperatura ed è proporzionale al numero di particelle presenti. Se raddoppio il numero di particelle, raddoppio l'energia. Se lo dimezzo, dimezzo l'energia. Ok? Non tutti però i gas hanno molecole o atomi, particelle formate da sistemi semplici. Ci sono, come per esempio l'ossigeno, che ho visto ieri, o due molecole formate da una coppia di atomi. Se ho molecole biatomiche, se la mia particella, fatemi indicare con un tratteggio, okay, è formata da due atomi a una grande distanza, allora una parte dell'energia è associata al modo di traslazione dell'intera molecola, quindi un modo relativo a quello che posso chiamare il centro di massa. Qui ho M di un atomo di ossigeno, qui ho M dell'altro atomo di ossigeno. Ma non è l'unico modo in cui la molecola può muoversi, perché può anche ruotare. Anche alla rotazione è associata un'energia, perché anche quello è movimento. Ok? In quanti modi può ruotare? Beh, può ruotare in un piano lungo un asse perpendicolare all'asse che congiunge i due atomi, oppure su un asse perpendicolare al piano che contiene i due atomi. Quindi ha due rotazioni possibili. Ad ognuno di questi modi di rotazione è associata altrettanta energia. C'è una grandezza che si chiama gradi di libertà. Quando ho un oggetto di questo tipo, fate conto che sia la matita, e un atomo di ossigeno è qua, un altro atomo di ossigeno è qua. Di quanti numeri ho bisogno, di quante coordinate ho bisogno per indicare la posizione esatta della mia molecola biatomica? Tre coordinate fissano il centro di massa, oppure se preferite il centro di uno dei due atomi, x, y, z. Poi l'altro è indicato da due numeri, che saranno due angoli, l'angolo rispetto a un piano e l'angolo rispetto al piano perpendicolare. E ho altre due possibilità, perché l'altro può muoversi su una superficie. Quindi ho 3 più 2, 5 numeri necessari a indicare la posizione della molecola biatomica. E per cui la molecola biatomica ha 5 gradi di libertà. I gradi di libertà sono il numero di coordinate necessarie a
descrivere la posizione della del sistema. Ripeto, 3 per il centro di massa, 2 angoli per la rotazione possibile. Se la molecola è triatomica o pluriatomica, il grado diventa 6, perché ho un altro angolo. Quindi molecola e gradi di libertà. La molecola è monoatomica, i gradi di libertà sono 3, x, y, z, 3 coordinate piace il centro della molecola. Se è biatomica, i gradi sono 5. Tre per una, due angoli per l'altra. Se è tri o pluriatomica sono 6. 3 posizioni per la prima e 3 angoli per il resto della molecola. Qualcosa non è chiaro? C'è un teorema che si chiama teorema dell'equipartizione, il quale dice che l'energia interna del mio gas U è fatta in modo da essere proporzionale al numero di gradi di libertà degli atomi o delle molecole del gas. Quindi ho n numero di molecole per f numero di gradi di libertà per un mezzo kvt, dove f se la molecola è monoatomica f è 3. Prendiamo la tabella di prima, questa colonna è la mia f. Se è diatomica è 5, se è pluriatomica è 6. Perché? Perché l'energia interna devo contare non solo il moto di traslazione della molecola, ma anche quello associato a ciascuna delle rotazioni. Prego. Per F conta tutti i gradi di libertà. Se la molecola è monoatomica, la molecola monoatomica ha 3 gradi di libertà, quindi in caso di un atomo singolo ho n 3 mezzi kt, come avevamo visto nel caso semplice della molecola monoatomica f è 3. C'è un mezzo kt per ogni grado di libertà, in questo senso è di equipartizione, ogni moto conta come gli altri. Ok? Quindi a parità di temperatura una molecola pluriatomica ha un'energia interna maggiore. D'accordo? Anche se per la maggior parte dei casi utilizzeremo il fatto in caso di 3 gradi di libertà. Questo è il caso del gas monoatomico. Il gas è monoatomico, l'energia interna è n 3 mezzi kT. Ok? Questo qui intanto che considero un gas ideale. Cioè non c'è interazione
tra molecole o in generale particelle. Quindi l'energia è solo energia cinetica. Quindi è sempre maggiore o uguale a zero. Uguale lo togliamo perché in realtà abbiamo già visto che il gas non è mai fermo. Già ieri abbiamo visto in che modo cambia il comportamento del gas se uno tiene in conto del fatto che le molecole non hanno in realtà volume nullo. Già una situazione un pochettino meno ideale, più reale, di particelle formate da delle sferette di volume finito è ciò che produce la distribuzione di massa. Anche in quel caso però la forma sferica è un'idealizzazione. Una delle principali differenze tra gas reale e gas ideale è il fatto che nel gas reale esistono le forze intermolecolari. Se io prendo un gas, un contenitore con il gas, e apro il coperchio, siccome l'energia interna è positiva, ho solo energia cinetica, non c'è legame tra le molecole riempiono progressivamente tutto il volume a disposizione. È un sistema slegato, se vi ricordate ciò che questo significa. Se invece ho una bottiglietta d'acqua e apro il tappo, l'acqua rimane dentro, non va dappertutto. Okay, perché? Perché nel liquido, le molecole di liquido sono legate l'una all'altra da delle forze che tengono le molecole d'acqua vicine l'una alle altre. Possono scorrere una sull'altra o non possono allontanarsi più che tanto. D'accordo? Ancora di più in un solido. Nel solito addirittura la posizione delle molecole è fissata in un reticolo ben preciso. Le molecole nel solito possono oscillare attorno a un equilibrio, ma non cambiano posizione. Prendete un cristallo, un sale, okay? Ogni atomo, per esempio il sale cloruro di sodio, è fatto a un reticolo ben preciso, dove ogni atomo è abbinato a un altro, c'è proprio una struttura molto particolare. E il modo di eccezione termica è un modo di oscillazione attorno alla posizione di equilibrio. Immaginate un solido molto semplice dove gli atomi della sostanza occupano ben precise posizioni in un reticolo. Questo è un solido. E i modi sono modi oscillatori attorno alla posizione di equilibrio. Perché? Che sono forze molto intense che tengono gli atomi dove sono. In questo caso non posso più ignorarle, ok? E le forze, che tipo di forze sono? Si tratta di forze di natura elettrica, dovute al fatto che gli atomi sono oggetti sostanzialmente dove la carica elettrica è importante. Non abbiamo ancora studiato l'elettricità e l'elettrostatica, ma c'è un'interazione, una forza legata a una caratteristica che hanno le particelle, che è la carica elettrica, che è responsabile del dove stanno le particelle e di qual è la forza che le tiene unite. Ok? Questo in parte si verifica anche in un gas, perché se ho il mio gas fatto di, che ne so, atomi di ossigeno, se la temperatura sale molto, la velocità di agitazione termica diventa importante, diventa grande, e le collisioni possono ionizzare gli atomi, possono far in modo che alcuni elettroni se ne vanno. Questo produce un'interazione, se le particelle non sono più neutre, si
instaura e si accende l'interazione elettrica. E allora anche in quel caso, anche per un gas, non ho più una sola forma di energia puramente cinetica, diventa, si accende, si inserisce un'interazione, un'energia potenziale legata all'elettricità. E quindi nel gas reale l'energia interna è formata da un'energia cinetica più un'energia di tipo potenziale. Questo non è più trascurabile, perché le interazioni molecola a molecola o atomo a atomo, chi sia, diventano importanti. Tanto è vero che nel solido gli atomi sono ben, in posizioni ben determinate, quindi l'energia interna è un solo negativo. Il sistema è legato, non va dove gli pare, è confinato. Nei liquidi l'energia interna assume valori attorno allo zero. Due molecole diverse sono sì legate l'una alle altre, ma siccome possono scivolare l'una sull'altra, possono anche allontanarsi anche di molto l'una dall'altra. Ok? Mentre nei gas, i gas sono sistemi essenzialmente slegati. Se non avessi il contenitore, il gas si disperde in tutto l'universo, vado a campare. Non c'è nessuna cosa che li tiene insieme. È solo la presenza del recipiente, del serbatoio, della bombola che tiene il gas dove sta, il gas ideale. Qui quindi l'energia potenziale è molto importante. Qui è abbastanza importante, qui non c'è. Ok? Il concetto di energia interna lo utilizzeremo a breve quando faremo il primo principio della termodinamica. Nella teoria cinetica ne abbiamo l'interpretazione, cioè da dove viene fuori. L'energia interna è una forma di energia associata al sistema, gas nel caso più semplice, e legata alla natura microscopica del gas, cioè a come è fatto microscopicamente il gas. È chiaro? Attenzione, dal punto di vista macroscopico, c'è un oggetto, quando parlavamo di dinamica, fino a poco tempo fa, se un oggetto fermo piazzato in una posizione, dal punto di vista macroscopico l'energia totale di questo oggetto è zero, perché sta fermo, non si muove, energia cinetica nulla, ha energia potenziale, ma se io fisso a zero questa quota, l'energia totale è zero. Invece, a causa di come è fatto microscopicamente, cioè dal punto di vista termodinamico, esiste una forma di energia legata al moto dei suoi costituenti, atomi o particelle o molecole che siano. Quella la chiamo energia interna. È chiaro? Che può essere di due forme. Ha una parte cinetica dovuta al fatto che gli oggetti si muovono e una parte legata al fatto che particelle diverse interagiscono, specialmente per esempio nei solidi. L'espressione dell'energia interna per un gas è molto semplice. È n volte l'energia cinetica della media delle particelle. Per i gas, per i solidi e per i liquidi è molto più complesso e deriva dalla struttura microscopica del gas. Ok? Detto questo, proviamo a fare qualche esercizio su questo. Una domanda molto semplice. A temperatura ambiente, diciamo 25 gradi, l'energia cinetica media con cui si spostano
le molecole di un gas dipende dalla loro massa a data temperatura, diciamo per esempio dell'aria, ok? Aria, molecole di ossigeno, molecole di azoto. La temperatura di entrambe è la stessa, cioè in equilibrio termico, 25 gradi. L'energia cinetica delle molecole di azoto e di ossigeno è diversa o no? C'è chi dice sì? C'è chi dice non so, c'è chi dice no. Chi è per il no, chi è per il non so. L'energia cinetica è la stessa. Perché? Perché l'energia cinetica è legata alla temperatura. L'energia cinetica media di traslazione è 3 mezzi kT. Qui la massa delle particelle non c'è. La velocità è diversa, ma l'energia cinetica no. Attenzione, questo può sorgere della confusione. Fissata la temperatura, tutte le specie chimiche nel mio gas hanno la stessa energia cinetica media. Hanno velocità medie diverse, questo sì, perché hanno masse diverse. L'energia cinetica dipende solo da T. Fissata T, l'energia cinetica è la stessa, in media. Ma le masse, ma le velocità no. Questo, okay, questa è la stessa qualunque sia E. Quindi l'energia cinetica media delle particelle 1 è l'energia cinetica media delle particelle 2, ossigeno o azoto. Altro esercizio. Supponete di avere un palloncino contenente gas, per l'esattezza un numero di molecole pari a 1,15 × 10²³ molecole di gas. E l'energia cinetica media di queste particelle è 6,4 × 10⁻²⁰ joule. Il volume occupato dal gas è 3,7 litri. Qual è la pressione? Qual è la pressione interna del palloncino? Non bisogna tanto, devo imparare a disegnare. Beh, qui è sufficiente. Posso cambiare pagina? Beh, la prima cosa da fare è trasformare il V in metri cubi, perché il litro non è un'unità di misura internazionale, sennò poi la pressione non la avremo. Un litro, che è 1 decimetro cubo, sono 10⁻³. Un millesimo di metro cubo. Okay? Poi, dalla teoria cinetica, abbiamo visto a suo tempo che il prodotto di pressione, cioè il volume, possiamo scriverlo come, correggetemi se sbaglio, 2/3 n volte energia cinetica media. Fatemi controllare. Quindi calcoliamo
abbiamo 2 terzi n ce l'abbiamo, energeticamente ce l'abbiamo, abbiamo il prodotto P per V, poi dividiamo per V e abbiamo la pressione. Cioè la pressione del gas vale 2 terzi n energia cinetica media diviso il volume. Quindi quante erano le molecole? 1,15 per 10 alla meno alla più 23, no? Per 6,4 per 10 alla meno 21 joule diviso il volume 3,7 per 10 alla meno 3 metri cubi. Il risultato ce l'avremo in newton su metro quadro, cioè in pascal. Il calcolo 2 terzi per 1,15 per 6,4 diviso 3,7 viene 1,3 33 circa. Facciamo prima la parte dei coefficienti, ok? E poi vediamo le potenze di 10. 23 meno 21 2 più 3 5. Sì. 1,33 per 10 alla 5 newton sul metro quadro o pascal. Oppure 133 kilopascal. In atmosfera 1,33 atmosfera. Abbiamo un recipiente con del gas contenente un numero n pari a 4 per 10 alla 22 molecole. La pressione del gas è 101 kPa, cioè un'atmosfera, cioè 1,01 per 10 alla 5 pascal. E il volume vale, volume occupato del gas, 1,64 10 alla meno 3 metri cubi, poco più di un litro al metro. Qual è il valore dell'energia cinetica media? È sufficiente invertire la formula di prima, ok? Usiamo la stessa di prima, solamente questa volta l'incognita è C. Quindi è P per V per 3 mezzi diviso N. L'incognita è energia cinetica media, quindi devo invertire questo coefficiente. Portato a parte diventa 3 mezzi. Tutto chiaro? Ok,
3.2 per 1.01 per 1.64 diviso 4. 0,621 per 10 alla 5, 10 alla meno 3, fa 10 alla 2, diviso 10 alla 22, fa 10 alla meno 20. Quindi, volendo scrivere l'equazione scientifica, qui viene 6,21 per 10 alla meno 21 joule. Facciamo ancora il tempo a meno 1. La massa di una quota di ossigeno M piccolo vale 5.31 per 10 alla meno 26 chilogrammi, questo è un 2. Se la temperatura è 0 gradi centigradi, qual è la velocità media delle molecole di ossigeno? Quindi, siccome abbiamo la massa in chilogrammi, non è la massa molare, si conviene usare la relazione 3 per la costante di Boltzmann per T diviso M piccolo. Quindi quello che coinvolge la K di Boltzmann piuttosto che la costante R dei gas. Ok? Dove la KB è 1,38 10 alla meno 23. Quindi cambiamo qua RMS di O2AT uguale a 0 gradi. Ovviamente non è che qui devo mettere 0 al posto di T, devo mettere 0 perché questa va in gradi Kelvin, 273,15. Io ho 3 per, no, parentesi non serve, 1,138 10 alla meno 23 joule su Kelvin per 273,15 K diviso la massa 5,31 10 alla meno 26 chilogrammi. Radice di 3 per 1.381 3.15 diviso 5.31 per 3.26 diviso 3 circa 461.6. Se l'esercizio dice oltre che a 0 gradi, calcolatela anche a 100 gradi e 500 gradi centigradi. Quindi non faccio altro che aumentare questo di 100, quindi 373 per 100 gradi centigradi, 473 per 200 gradi centigradi e via. Oppure, se preferite, tengo buona questa e moltiplico per la radice del rapporto delle temperature. Ci dovrò fare più calcoli di nuovo. Ok? Per oggi ci fermiamo qua.